Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Razzo, si sta dicendo fare allenatore dell'Italia Trentino. Razzo, siamo ormai alla vigilia, nelle ultimissime ore prima di queste gare di ritorno dei playoff a 6 di Champions League. Tu ti aspetta un grandissimo equilibrio fra Belkatov e Kazan e fra Cuneo e Dinamo, sarà così? No, senza nessun dubbio sono quattro squadre fortissime che hanno i grandi giocatori, tutte quattro squadre me li tengo più forti dell'anno scorso, quindi è una Champions League molto interessante. Oggi la partita di Kazan è già iniziata, secondo me sarà quella un po' più prevedibile, può succedere di tutto, io penso che Kazan ha un piccolo avvantaggio, invece quella di domani, la Dinamo Mosca contro Cuneo, secondo me hanno pari possibilità di vincere tutte le due squadre, solo per il fatto che il Dinamo gioca in casa e per Cuneo sarà più difficile vincere sia la partita che il Golden Set, nonostante il fatto che hanno perso la prima partita, però penso che Cuneo è una squadra con giocatori di grande esperienza che sono capaci di vincere anche a Mosca. Per la tua squadra, per la Trentino Betis, cambierà qualcosa a Bolzano incontrare Cuneo o incontrare una qualunque altra squadra? Ma noi, per me è molto più importante come riusciamo a preparare la nostra squadra per questo incontro, è molto importante. Non pensiamo più di tanto contro chi giocheremo, perché è ovvio che per vincere la Champions dobbiamo trovare due squadre molto forti. Piuttosto per voi giornalisti, tutto il clima pre-manifestazione, sì, che si viene a creare. Pre-gara che si parla tanto di Cuneo perché abbiamo perso due volte, anzi tre già volte contro Cuneo, ma non è, è ovviamente una squadra che noi aspettiamo tanto, che sa giocare, che gioca molto bene, che ha vinto contro di noi, però lo stesso sarà se troveremo la Dinamo Mosca piuttosto che Kazan, Belkatov, qualsiasi di queste squadre, è una squadra con grandi valori, fatta e costruita per vincere, e non è un caso che sia lo Zenit Kazan che Belkatov stravincono i loro campionati, e quindi per noi qualsiasi di queste quattro squadre sarà una squadra di sicuro molto difficile da superare, però per questo stiamo lavorando solo in palestra per migliorare le nostre prestazioni e affrontare le partite nel miglior modo possibile. A che punto è quella crescita di gioco che ti aspettavi avendo il tempo di lavorare sul gioco, avendo il tempo di lavorare in palestra? E questo si vedrà la settimana prossima, che adesso ancora i giocatori sono molto pesanti per la preparazione fisica che abbiamo fatto, e alcune cose, piccoli miglioramenti li vedo, però il più importante quando entrano in forma fisica è anche vedere come riescono ad applicare il lavoro che stiamo facendo in questi settimane. La sconfitta con Verona ormai è bella che digerita e dimenticata. La sconfitta contro Verona è una sconfitta quale dobbiamo analizzare e quale può essere molto utile se la analizziamo bene, che può aiutare per farci vedere dove abbiamo ancora dei problemi, nelle quali situazioni, quali momenti di gioco, quale fase del nostro gioco, e quindi da questo punto di vista può essere anche positivo. Ovviamente per giocare alla Champions e per vincere dobbiamo fare un altro livello di gioco, un altro pallavolo proprio, per affrontare queste squadre.